Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano, in questa puntata il lutto, il grave lutto che ha colpito il Consiglio regionale con la prematura morte del consigliere 49enne Massimiliano Pescini del gruppo consigliare del PD, un lutto che ha sconvolto l'intera Assemblea toscana. Assemblea Toscana in lutto per l'improvvisa e prematura scomparsa del consigliere regionale Massimiliano Pescini, deceduto a soli 49 anni a causa di una grave patologia tumorale. Con profondo cordoglio e sconcerto, il presidente e tutti i consiglieri si stringono alla famiglia, agli amici, ai tanti che lo hanno conosciuto e stimato, per le grandi doti morali, per il carattere riservato, per la capacità di ascolto e per le tante battaglie portate avanti nella sociale, per la scuola, in difesa del lavoro. Questa è la nota ufficiale con cui l'Assemblea Toscana ha voluto esprimere la massima vicinanza ai familiari di Pescini, omaggiando il politico ma soprattutto l'uomo. Una persona corretta, leale, preparata, sempre impegnata e vicina ai suoi territori, che amava e rispettava tanto, ha ricordato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Per il capogruppo della PD Vincenzo Ceccarelli, la prematura scomparsa di Massimiliano Pescini è un evento sconvolgente per tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato in questo percorso di vita che un male feroce e spietato ha interrotto bruscamente come non avremmo mai voluto e immaginato. Ora vogliamo stringerci idealmente a tutte le persone che soffrono per la sua perdita. Siamo profondamente addolorati, ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli. Non perdiamo un avversario politico, ma un uomo sempre corretto ed equilibrato. Alla sua famiglia e a tutto il gruppo regionale della PD vanno le nostre più sentite condoglianze. Elena Meini, capogruppo della Lega, ha parlato di terribile notizia che ci sconvolge letteralmente. Era un politico preparato e una persona affidabile e le nostre più sentite condoglianze le vogliamo ovviamente estendere pure a tutti i consiglieri regionali della PD. La scomparsa di Massimiliano Pescini ci lascia senza parole con una profonda tristezza, unita all'incapacità di accettare questo destino così ingiusto, hanno affermato le consigliere regionali del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti e Silvia Noferi. Quando due mesi fa è uscito dall'aula per quel malessere che lo tormentava, non potevamo immaginare che non avrebbe più fatto ritorno in Palazzo del Pegaso. In questi quattro anni abbiamo condiviso idee, pensieri e anche qualche schermaglia politica che sapeva condurre sempre con grande rispetto per il prossimo. Ci siamo punzecchiati tanto in aula e fuori, sempre con un pizzico di ironia e tante volte ci siamo detti: Hai ragione. Ci stringiamo con infinito affetto al dolore della sua famiglia e alla comunità del PD per questa perdita che lascia un grande vuoto. Anche Italia Viva ha omaggiato la memoria di Massimiliano Pescini evidenziando che la politica toscana ora è più povera perché con lui se n'è andata una figura seria, autorevole, onesta e appassionata. Il segretario regionale di Forza Italia, Marco Stella, ha ricordato Pescini come uomo politico competente, preparato e di grande umanità, esprimendo il cordoglio personale di tutta Forza Italia toscana alla sua famiglia e alla comunità politica della PD. Anche il consigliere del gruppo misto, Andrea Ulmi, ha voluto dedicare un pensiero a un collega stimato con cui ci siamo spesso confrontati in consiglio, seppur nella diversità di vedute. Originario di Mercatale Valdipesa e laureato in Lettere Moderne, Massimiliano Pescini aveva iniziato la sua carriera politica nel 1999 come consigliere comunale a San Casciano, dove era stato assessore dal 2004 al 2009 e successivamente sindaco per un intero decennio. Nel settembre del 2020 era stato eletto in Consiglio regionale alla messa funebre officiata nella collegiata di San Casciano dal parroco don Massimiliano Gori. Erano presenti, oltre ai genitori, ai familiari e alla compagna, le più alte cariche istituzionali della Toscana. Adesso invece parliamo di legalità in Toscana con l'Osservatorio per la legalità della regione che si è riunito per fare il punto sulle attività portate avanti nel corso del 2024 e anche per fare il punto della situazione sullo stato delle infiltrazioni della criminalità organizzata sul nostro territorio. Vediamo. Dallo scandalo Cheu alla tragedia nella cantiere di Via Mariti a Firenze sono i principali temi sui quali l'Osservatorio per la Legalità istituito dal Consiglio regionale si è concentrato nel corso della prima parte del 2024. Il punto sulle attività è stato fatto dal Presidente Don Andrea Bigalli nel corso dell'ultima seduta in Palazzo del Pegaso. Noi abbiamo dedicato molto del nostro lavoro al caso Cheu che ci è sembrato anche emblematico di tutta una serie di dinamiche che rischiano di essere veramente non soltanto l'infiltrazione nel tessuto economico, ma anche questa prospettiva del lavoro che diventa in qualche modo una sorta di cavallo di Troia per i movimenti delle associazioni criminali di stampo mafioso. Mi spiego, se un imprenditore acquisisce dei servizi rispetto alla propria attività a un prezzo sospetto, è chiaro che c'è qualcosa che non va. Quindi sul caso Eul nello specifico smaltire a quel prezzo significava automaticamente capire che c'era qualcosa di poco chiaro. Ecco noi abbiamo lavorato su questo caso in particolare perché oltre all'urgenza storica ci è sembrato veramente qualcosa su cui lavorare nella prospettiva di quello che sarà. Poi sicuramente mh, alcune udienze, alcune audizioni sono state particolarmente significative. Per esempio le camere di commercio ci hanno ripetuto la loro disponibilità a incrociare dati con le forze dell'ordine, le forze del lavoro che anche oggi dobbiamo ascoltare ci hanno prospettato un quadro che complessivamente ha le sue fatiche, e le sue difficoltà, anche in Toscana abbiamo caporalato, anche in Toscana abbiamo grandi difficoltà per quanto riguarda anche proprio il meccanismo del controllo di quello che accade nei cantieri. E a riguardo, e ci dispiace aver in qualche modo anticipato qualcosa di così drammatico, Via Mariti ci ricorda che, come ci siamo permessi di suggerire, che bisogna potenziare gli ispettorati sul lavoro nella maniera più assoluta. Perché... Tutti noi sogniamo una società in cui le persone si regolano da sole, ma questa società è ancora là a venire e quindi bisogna investire sul controllo. A destare particolare preoccupazione è anche il fenomeno sempre più vasto del riciclaggio di denaro, come mostrato dall'ultima operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze sul giro di soldi di provenienza illecita che ha portato a numerose perquisizioni della Guardia di Finanza in alcuni ristoranti e locali del centro del capoluogo Toscano. L'inchiesta della Procura ha messo nelle mirino un gruppo di imprenditori che dal 2012 ha costruito un vero e proprio impero. Nove gli indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e all'appropriazione in debita, oltre a impiego di proventi illeciti in attività economiche e finanziarie e delitti tributari. Signori, questa è una situazione che si era già segnalata con il Covid, c'è un sacco di imprese che sono in difficoltà, che hanno vissuto la fase della pandemia in maniera drammatica è chiaro lì si sono inseriti quelli che hanno i contanti e ne hanno tantissimi. Operazioni di genere sono delle lavatrici perfette e quindi insieme all'altra frontiera si sta definendo sempre più, con sempre maggior chiarezza che il web e la moneta elettronica. Eh, bisogna tenere presente che queste saranno le dinamiche su cui essere particolarmente allertati. Eh, quindi qui ritorno a quanto dicevo prima, l'importanza di eh, collegare le banche dati. Su questo insistono molto le forze dell'ordine, la magistratura anche se pronunciata a più riprese, perché abbiamo bisogno di controllare per esempio il sorgere di nuove imprese mentre avviene, eh, con la possibilità appunto di svolgere i controlli che la legge prescrive. L'Osservatorio per la Legalità ha l'obiettivo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano ed avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata. Le mafie italiane si stanno ritirando negli ambiti eh, della cosiddetta economia legale, dove però il confine fra illegale e il legale diventa sempre più labile e come accade in altri settori produttivi rischiano veramente di appaltare a altre mafie e quelli sono servizi che magari non hanno più voglia di fare o che diventa un po' compromittorio svolgere. Da questo punto di vista ricordiamoci non si impianta una mafia in Italia provenendo dall'estero dall senza una, il consenso delle mafie locali all'interno di una strategia determinata. Certo, pare che la mafia albanese stia crescendo in competenze, anche in aggressività nelle attività, e sembra che stia diventando una seria interlocutrice, forse addirittura una rivale, dell'Andranghe per quanto riguarda lo spaccio della cocaina. Spazio anche all'arte in Palazzo del Pegaso con la mostra dedicata alla pittura poetica di Leonardo Cherubini. La pittura poetica di Leonardo Cherubini in mostra in Palazzo del Pegaso. Nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi è stata inaugurata Frammenti d'Animo, visitabile fino al prossimo sabato 8 giugno. Le opere in esposizione dell'artista classe 63 sono realizzate con pittura a olio su tela o su tavola, con l'utilizzo di materiali vari per creare il supporto che accoglierà i colori, creando effetti di vellature e sovrapposizioni come stratificate nel tempo. Leonardo Cherubini non è un artista né figurativo né astratto. Io le ho, ho, le ho ritenuto diciamo, un artista talvolta diventa informale, talvolta diventa materico, tanto che diciamo, la sua arte può essere suddivisa in tre fasi particolari: la realtà, i frammenti e la materia. Nella realtà eh, Ancora è legato in qualche modo alla figura, ma non è mai né descrittivo né verosimigliante, anche se c'è un firruge, diciamo nelle sue opere, che costituiscono il focus della sua composizione: la figura, un paesaggio, una torre, un campanile, una sfera, una giostra, ma sempre all'interno di uno spazio decontestualizzato. Poi arrivano i frammenti, frammenti dove la figura viene destrutturata, si decostruisce in rapporto anche al periodo del decostruttivismo in architettura, ed ecco appunto queste figure che hanno un qualcosa di poetico, di lirico fino all'ultima fase, quella materica, la materia. Qui vediamo che le opere assumono un valore particolare, più materiali, la carta, il cartone, il gesso, la resina, eh, la foglia d'oro. E quindi ecco questi colori che vanno dal lapislazzolo, dal rosa, dal celeste: quindi questi bianchi, bianchi come la neve che, come ho scritto nel catalogo, diventano cristalli, cristalli di ghiaccio eh, che luccicano al sole. Ed ecco la foglia d'oro, eh, queste diciamo, eh, pezzature di sole che senz'altro si rifanno ai grandi ricordi storici e importanti appunto di Cherubini che sono Klimt, che sono eh, la pittura orientale che sono le grandi eh, maestà qui conservate a Firenze, agli uffizi di Duccio eh, di Cimabue a fondo oro, ma vorrei ricordare eh, un Cherubini talvolta malinconico, io ho parlato di una serena malinconia, una sorta di mestizia se vogliamo nelle sue opere che evocano anche un Piero della Francesca, alcuni silenti per poi terminare con quelle che sono, secondo me, fra le cose veramente, uso questo termine, più belle di Leonardo Cherubini: la figura umana, questi nudi femminili, queste donne splendide dove si evince la forza, l'energia, il pathos, la carnalità, la fisicità di Leonardo. Ma mai descrittive, mai narrative, all'interno di spazi decontestualizzati dal reale, queste forme morbide, estremamente sensuali. È una sensazione bellissima, anzi devo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato una mano a fare questa, ad allestire questa mostra e a, in, una, in una location così prestigiosa, cioè qui siamo proprio al centro no, dell'arte, davanti abbiamo Palazzo Medici Riccardi, di là abbiamo il Duomo, cioè qui siamo al top. E la sensazione è bellissima anche perché... Gli spazi sono veramente adatti a questa, a, questa, a questa esposizione, abbiamo cercato di mettere insieme eh, i due periodi che sostanzialmente contraddistinguono la mia attività, cioè il periodo più figurativo che risale a qualche anno fa e il periodo invece più materico in cui poi la realtà si va a disperdere quasi in una serie di eh, colori, forme piuttosto che materie. Però abbiamo voluto fare un qualcosa di eh, in qualche maniera integrato, cioè non una sala tutto figurativo, non una sala tutto materico, ma in, in modo da dare anche a chi eh, viene poi a visitare, a vedere una, diciamo, un, un qualcosa che non, non stanca, che non è, che non è ripetitivo. E mi sembra che comunque ci siamo riusciti e che il risultato sia di, di, di grande soddisfazione. Questi dunque erano i principali temi della puntata odierna della voce del Consiglio. L'appuntamento con la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 torna la prossima settimana, ovviamente, sulla nostra emittente. Buon proseguimento e arrivederci.